Salve ragazzi, di nuovo qui con noi sul mio canale Opinioni di Luzio. Sono manca un minuto a mezzanotte c'è sempre una serata di fine estate, purtroppo, 9 settembre. La città ve la dirò alla fine. Vi voglio parlare di una cosa che mi devo avere pure una riflessione, sulle 3J, ok? Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Tutti e tre a 27 anni hanno perso la vita. Tutti e tre erano legati dall'amore per la musica, ma questo amore per la musica era per loro uno sfogo, comunque sia, di un amore verso la gente, di un amore verso l'altro, verso chi è diverso, verso le persone, un amore che era viscerale verso il contesto sociale in cui vivevano, ok? E creavano quella musica magia, perché per loro era magia quello che sentivano e avvertivano verso il prossimo, verso chi gli stava vicino, anche se culturalmente magari non accettavano lo stile di musica, loro volevano arrivare nelle case di tutti e parlare a gran voce a tutti, e musicalmente sono stati apprezzati da milioni e milioni di persone, è perché loro cercavano tutti i modi di arrivare nelle case di tutte le persone, ok? Perché il loro amore della musica, quello che viene mandato sui media, era un amore che era talmente potente, perché era potente l'amore verso la gente, ragazzi. Questa è la mia riflessione che io faccio su loro. Quell'amore verso la gente che vedeva in loro, che stavano lì usati come le macchine a far sì che il capitalismo potesse proliferare, potesse continuare ad esistere e moltiplicarsi. E loro già, ai loro tempi, vedevano che nel capitalismo c'era il cancro, c'era una malattia incurabile a livello sociale, che l'avrebbe portati queste stesse persone che stavano lì a far sì e a bandire a morte il comunismo, quello che è, che io non sono né comunista né di destra, faccio solo un'analisi sociale, gli portava a quello che tutti oggi vediamo. Il capitalismo dove ci ha portato? Che non ci ciba più. Quello che ci professava, lavoro per tutti, sicurezza economica per tutti, benessere per tutti, cosa ha portato? Che ci ha usati, ci ha fatto lavorare, ci ha fatto sudare, e adesso siamo da buttare via, perché non siamo più sfruttabili per via di come siamo strutturati socialmente, troppo come dei burocrati, come delle persone che comunque sia i lavori di fatica non piacciono, perché come persone, diciamo, arriviste, come il capitalismo cerca di imprimerci come cultura, crea lo sfruttamento della persona, del più debole, di quello che socialmente vive più ai margini, facendolo lavorare in nero, facendolo lavorare per 2 ore all'ora, e quindi queste persone poi, non potendo più essere ammissibili all'interno di una società capitalista, cosa ha fatto il capitalismo stesso? Ha creato una cerchia di imprenditori che si continuassero a cibare sempre delle persone, perché delle persone hanno bisogno della manovalanza, hanno sempre bisogno per produrre, ma si cibano nei paesi che noi chiamiamo via di sviluppo, paesi del terzo mondo, che oggi come oggi, vedi la Cina in testa, è come PIL lo stato che ha più ricchezza di tutti, è quella che addirittura gli Stati Uniti deve dei soldi, deve dei dollari. Ok ragazzi, allora ecco il capitalismo quello che era. Non l'abbiamo ben ascoltato in quell'epoca, l'abbiamo vissuto solo come free peace and love, free drugs. Non era quello che volevano mandare loro in onda, era un'altra cultura, era la cultura per la propria terra, l'amore verso il vicino, era l'amore per le cose semplici, per il semplice artigianato, quello era quello che volevano. E non vedevano questo, perché vedevano che le persone, comunque sia, si facevano pilotare da qualcuno. E Bertolt Brecht diceva: beati i popoli che non hanno bisogno di eroi. Loro lo vedevano, non volevano essere degli eroi, sapevano di essere persone comuni. E Bob Dylan lo dimostra, che poco tempo fa l'avevano trovato vagabondato, che vagabondava in una città, la polizia l'ha preso perché pensava che era un barbone. E lui si è ostinato per 24 ore in questura a dimostrare che era Bob Dylan, perché lui non ha fatto musica per crearsi una situazione di villa, di megalomania di successo, megalomania di arrivismo, o di tenere stretti i soldi nelle sue tasche e vederli accumularsi intorno al suo letto. Non voleva questo, non vuole questo e non vorrà mai questo. Voleva dalla musica
una rivolta culturale, quello voleva. E basta, ragazzi, dite la vostra. La città cercatela su Google Maps. O alla prossima puntata. Ciao ragazzi.